a questo nostro terzo appuntamento quaresimale che ci porterà a riflettere stasera in particolar modo su questa cappella chiamata dell'Anino. Stasera sarà un colloquio a tre, no? Ci sarà la professoressa Marina Dell'Omo, storica dell'arte, già funzionario della Soprintendenza dei Beni Artistici, che tratterà della parte ovviamente artistica di sua competenza. E poi il professor Don Francesco D'Angelini e il professor Don Silvio Barbaglia, che tratteranno insomma di una parte un po' più spirituale, si addentreranno un po' in questa parte. Non ho capito. Lui chi? È lì. Comunque Don Francesco D'Angelini ci tratterà di questa parte qui. Stasera, diversamente dalle precedenti due volte, che vi abbiamo presentato tre brani musicali, tre intervalli musicali di solo musica, stasera abbiamo il canto. Quindi saranno tre brevi brani, il primo Bis Dur Minor di Johann Sebastian Bach, La Bellum Corpus di Mozart e infine il Domine Deus di tratto dal brano di Vivaldi. Quindi buona serata. San Giuseppe della cattedrale e
descriveva le scene e le figure rappresentate esaltandone la vaghezza, la bellissima maniera dei panni, gli abbellimenti, le leggiadrie dei veli, le loro trasparenze, e inoltre si a ulteriore e con si soffermava poi sulla volta col Dio Padre circondato dagli angeli con grandissima musica, dove egli ha dato a vedere quanta sia la leggiadria, la forza del suo bello operare, sicché ella è forse delle migliori opere che abbia mai dipinto, così in olio come in fresco. In realtà queste lodi che avete sentito decisamente così, molto positive nei confronti insomma di Lannino, anche perché in questa opera lui parla di Lannino proprio partendo esclusivamente da questa cappella. In realtà queste lodi erano state precedute immediatamente negli anni a ridosso del completamento del sacello, nel 1554, da Bartolomeo Taegio, che in una lettera scritta a Lannino, oltre a esaltare quelli che erano gli aspetti, come dire, estetici comunque delle opere raffigurate, ne esaltava anche gli aspetti cosiddetti devozionali, dicendo: perché ciascuno che mira questa nostra divina pittura, oltre che si riempie di diletto per meraviglia, si sente accendere e infiammare nel vero amore di Dio, tanto ella è piena di affetto, di spirito, di religione. Ora, ho voluto introdurre questa breve conversazione sugli affreschi del Lannino, partendo quindi da quelli che sono stati i commenti più antichi relativamente alla cappella. E una cappella che, come sappiamo, era a metà insomma del Cinquecento una delle cappelle più rappresentative del Duomo, della cattedrale di Novara, in quanto presentava, oltre che questi affreschi meravigliosi del Lannino, presentava anche sull'altare una pala di Tiziano. E la grande, come dire, stima che poi ne sarebbe fatta di questi cappelli, di questi affreschi, perché poi purtroppo la pala, come diremo, andò perduta in un incendio a metà Seicento, sarebbe stata anche recuperata ancora nell'Ottocento, in quanto quando ci fu tutto il dibattito sulla ricostruzione della nuova cattedrale ad opera di Antonelli, con la conseguente demolizione di quella antica, e che peraltro si presentava presumibilmente, come è stato già anche ribadito insomma più volte, in condizioni molto degradate, tuttavia si era deciso in qualche modo di salvare gli affreschi lanignani, sottoponendone anche il giudizio a personaggi notabili dell'epoca come il cavaliere Cesare Morbio e l'architetto Antonio Busser. E proprio del parere espresso da questi due personaggi novaresi se ne era poi tenuto conto, e infatti i cappelli affreschi furono fortunatamente conservati, almeno limitatamente, come diremo, ad alcune parti. Peraltro la loro sistemazione all'interno della cappella di San Giuseppe doveva già prima di quell'incendio che ho accennato, di cui parlerò più tardi, doveva fare acqua da molte parti, in quanto c'erano già stati prima dell'incendio dei ritocchi, e ad opera tra l'altro del 1617 di un pittore molto attivo qui nel territorio che va a nome di Carlo Cane, e poi successivamente ancora nel 1828 il Bianchini, dopo che già c'erano stati tutti gli interventi settecenteschi e rinnovamenti dopo l'incendio, lamentava ancora la condizione, come dire, così pesantemente conservativa di questa decorazione, dovuta, mi diceva, all'infelicità dei muri, che io mi sono immaginata potesse essere riferita all'umidità comunque dei muri, che aveva evidentemente molto rovinato il contesto appunto della decorazione. Poi lo stacco degli affreschi avvenne a metà Ottocento, entro il 1862, quando Donizotti li vide nella nuova sistemazione, che è quella che abbiamo appunto, vediamo oggi, e seppure questa conservazione fu solamente parziale, in
quanto la volta andò irreparabilmente perduta, a differenza, pur essendosi conservati alcuni angioletti, alcune teste d'angelo e un che vediamo qui ora ricomposte all'interno dei tondi, all'interno di questa cappella, e poi la testa del Padre Eterno che stava appunto nella volta, che sta attualmente sopra l'altare di Santa Caterina, sopra l'ancona dell'altare di Santa Caterina. A immaginare come doveva essere la decorazione della volta, che come abbiamo visto era tanto esaltata dalle parole di Lomazzo che vi ho letto prima, era attualmente un disegno presso la Biblioteca Ambrosiana, che era stato riconosciuto negli anni che furono da Giovanni Romano e che credo sia un'ipotesi che può essere ancora valida per immaginare appunto la decorazione che fu. Ora, questa cappella era stata effettivamente, come già vi accennavo prima, una dei sacelli più importanti del Duomo a metà Cinquecento. Importantissima perché conservava al suo interno soprattutto questa pala di Tiziano. Ma questa cappella era stata istituita in seguito all'istituzione di una confraternita, di una compagnia, la Compagnia di San Giuseppe, fondata nel 1501 in seguito ad un voto da parte di alcuni eminenti notabili novaresi. E questa tradizione della confraternita di racchiudere al suo interno questi notabili novaresi continuò ancora nei secoli successivi, anche nel 600 e nel 700, appunto, come poi accennerò. La scelta di questo San Giuseppe, eravamo in un momento di esplosione di peste, e questa piccola comunità di notabili, che non era la comunità cittadina che poi si sarebbe riconosciuta nel sacello di San Benedetto, ma era invece una comunità di personaggi altolocati e nobili comunque di Novara, aveva scelto di mettersi sotto la protezione del San Giuseppe, così come era già stato fatto nel 1449 in occasione dell'invasione, tra virgolette, sabauda, da cui appunto Novara si era liberata e che era stata attribuita, come poi è testimoniato da simboli vari su cui qua non mi sto appunto dilungare, era stata appunto liberata proprio grazie alla protezione, ecco, di San Giuseppe. Ma come dicevo appunto poc'anzi, questa comunità di notabili novaresi avrebbe continuato ad esprimere il massimo di sé anche nei secoli successivi, tanto è che quando nel 1642 questo grande incendio divampò nella cappella, rovinandone oltre che gli affreschi, ma soprattutto rovinando irreparabilmente la pala d'altare che era di Tiziano con la sua ancona lignea, si decise di far rifare il dipinto a quello che era il pittore più importante in quel momento nella Novara di quegli anni, ma Novara, Milano e Lombardia, ovvero Carlo Francesco Nuvolone, un pittore che avrebbe avuto poi una fortuna importantissima all'interno poi del Novarese e a cui in prima istanza sarebbe poi stata affidata lui al fratello l'incarico di dipingere la cupola della cattedrale, cosa che poi non andò in porto in quanto Carlo Francesco Nuvolone morì proprio poco prima di iniziare la decorazione, e il lavoro fu poi fatto ed effettuato dai fratelli Montalto. Purtroppo lavori che non esistono più, sempre in conseguenza di questa ricostruzione della cattedrale con conseguente appunto rifacimento dei suoi apparati. Ma non solo, ancora andando avanti nel tempo, all'inizio del Settecento, la cappella che già conteneva gli affreschi del Lavino sarebbe stata ulteriormente arredata con due opere di Stefano Maria Legnani, altro pittore di grande peso nella cultura lombarda di fine 6, inizio 7, pittore che avrebbe lavorato a Palazzo Carignano, a Torino, con una campagna decorativa di straordinaria importanza, e il pittore, insomma, più importante, insieme ad Andrea Lanzani, che c'era nel
della Milano di quegli anni. E le due tele non sono più presenti nella chiesa, a differenza appunto della pala del Nuvolone, che è ancora conservata sull'altare appunto di San Giuseppe, prima entrando a sinistra, ma sono parte insomma dell'arredo del museo civico della città e sono ancora oggi riconosciute come tra le prove più straordinarie del pittore, tanto è che ancora ultimamente in una mostra sul Seicento Lombardo tenutasi ad Ajaccio, ne è stato chiesto il prestito e sono state esposte in quell'occasione proprio a dimostrare come simbolo insomma dell'importanza di questo pittore nella Milano di fine secolo. Ora, il primo atto decorativo comunque della Cappella Lanniana fu con la commissione a Tiziano della Pala d'Altare. Pala d'Altare che raffigurava il presepe e una commissione che è in qualche modo è documentata precisamente nei documenti della Compagnia di San Giuseppe conservati all'Archivio di Stato di Novara, che attesta l'esecuzione insomma, dell'opera tra il 1540 e il 1542, con un intermediario che non abbiamo, cioè un intermediario fondamentale come Pietro Arettino, che aveva tutta una serie di rapporti con Tiziano, ma un intermediario novarese, forse probabile committente, quello che effettivamente pagò l'opera, in tal Giovanni Battista Tornielli, che però è un Tornielli che non siamo riusciti ancora a identificare nella serie numerosa dei Tornielli che sono presenti nel Novarese, tra cui tratto anche un altro ramo dei Tornielli, detiene il patronato della Cappella di Santa Caterina in questa stessa cattedrale e aveva fatto fare una pala, insomma, di tutto rispetto a Gaudenzio Ferrari. Ora, in questa commissione così significativa, a cui poi si attaccò la commissione del Ladino, era una commissione assolutamente inedita per Novara, che tale rimase poi anche successivamente, perché opere venete nel territorio di Novara non ne sono arrivate, quindi era effettivamente un'opera di straordinaria insomma, importanza e la cui commissione si doveva probabilmente al fatto che Tiziano, proprio intorno al 1540, era a Milano, dove lasciava già un'opera, pittore di Carlo V, niente meno, e poi tra il 42 e il 43, quindi negli stessi anni in cui avrebbe completato l'opera per la Cappella di San Giuseppe di Novara, avrebbe invece eseguito una pala per la cappella, una cappella nella chiesa, nell'oratorio milanese di Santa Corona. E un oratorio che era stato, guarda caso, affrescato come ultimo atto, quasi uno degli ultimi atti della sua carriera, da Gaudenzio Ferrari. Quindi questo rivolgersi insomma a Tiziano era un atto, come dicevo prima, di straordinaria importanza che si legava probabilmente a questi episodi che vi ho accennato. Ma sono da tenere anche presente un altro aspetto su cui non è ancora stata fatta completa luce, su cui abbiamo unicamente al momento delle percezioni, ma che forse varrebbe la pena indagare, che delle famiglie comunque novaresi avevano dei rapporti con Venezia, in particolare proprio una famiglia Tornielli che però non corrisponde, da quello che noi abbiamo appurato, assolutamente con nessuno dei Tornielli che diventa invece committente vero, no, del Sacello poi qui nella cattedrale. L'opera purtroppo, come dicevo, non esiste più, esiste solo nella letteratura, a cominciare dallo stesso romanzo che vi ho letto prima, che comunque la esalta nel 1590, e gli studi comunque hanno voluto vederne traccia e memoria comunque una serie di pale conservate qui nel territorio, una ad esempio a Pratosesia di Petro Frenulfus, perché sicuramente una pala di Tiziano non poteva lasciare
traccia di sé all'interno comunque della, del territorio novarese, perché era veramente una cosa assolutamente eccezionale. E quindi questa traccia può essere letta, come dicevo, in una serie insomma, di opere su cui gli studi hanno un po' insistito negli anni passati. Ora, immediatamente a ridosso della commissione di Tiziano, che come dicevo viene completata entro il 1542, si arriva a Bernardino Lanino, ma prima di arrivare a Bernardino Lanino, la compagnia di San Giuseppe incarica l'allievo di Gaudenza, Giovan Battista della Cerva, nel 1546, di formulare un piano, un progetto per la decorazione della cappella. Ma compagnia di San Giuseppe e Giovan Battista della Cerva non giungono assolutamente a degli accordi finali, e allora a quel punto interviene Lanino. In realtà io credo che, data la presenza poi anche nella cappella della pala comunque di Tiziano, probabilmente la compagnia di San Giuseppe avrebbe aspirato ad avere, come già in Santa Corona, Gaudenzio, che però nel gennaio del 1546 veniva a mancare, e quindi la palla passava praticamente al suo allievo Giovan Battista della Cerva, con cui però gli accordi naufragarono, e quindi si fu costretto insomma a rivolgersi a Lanino. Lanino, che vantava già una sua, come dire, tradizione, una sua fortuna, e che poi avrebbe poi realizzato questi affreschi tra il 46 fino al 53, quando abbiamo appunto il saldo, quindi in concomitanza anche con delle opere, eseguite appunto su Milano. E proprio nel 1546, tra l'altro, l'artista aveva realizzato gli affreschi nella cappella dell'oratorio di Santa Caterina presso San Nazaro, e poi nel 1947 avrebbe lavorato al santuario di Saronno a completare gli affreschi intrapresi da Gaudenzio e appunto non terminati. Tutti elementi questi che chiaramente gettonavano ampiamente la commissione insomma novarese, e considerando i legami che già allora, come sappiamo, erano molto forti tra la città di Novara appunto e di Milano. Ora, gli affreschi noi oggi li vediamo qui ricomposti, questa ricomposizione è veramente sotto il segno insomma di un'operazione di tutela straordinaria per i tempi. Oltre al fatto che, come vi ho già detto prima, questi affreschi sono gli unici conservati delle decorazioni insomma antiche presenti nella cattedrale. Ma si presentano, come voi vedete, molto così depauperati di quelli che erano i loro caratteri iniziali. Solamente due scene, ad esempio, che sono la strage degli innocenti e la fuga in Egitto, sono opere nelle quali sono conservati per in pieno insomma i pannelli, mentre le altre scene si presentano tutte tagliate, e addirittura nel caso dello sposalizio della Vergine qui dietro, addirittura è tagliata la scena comunque centrale, e noi vediamo praticamente gli astanti, vediamo l'architettura retrostante, ma facciamo fatica ad intravedere insomma i due protagonisti dello sposalizio. Ora, questi affreschi documentano una fase molto particolare di Lanino, che è improntata a questa leggiadria, questa dolcezza, che peraltro era proprio esaltata insomma da Lomazzo, messa molto bene a fuoco da Lomazzo nelle parole che appunto vi leggevo prima, e comunque anche sotto il segno di quella cultura leonardesca a cui Lanino era approdato quando era arrivato per l'appunto a Milano, quindi proprio in questi anni. Una cultura che poi è dato ad esempio di intravedere nella scena della Visitazione, insieme a tutta una serie di anche ad una cultura architettonica che, come sappiamo, nella Milano insomma del Cinquecento era assolutamente comunque molto viva e molto attiva, e nel caso insomma di Bramantino faceva indubbiamente scuola.
E poi in particolare questa dolcezza un po' si interrompe nella scena della strage degli innocenti, come peraltro così si addice anche al tema, insomma, dell'episodio, un episodio tragico, che peraltro, come aveva notato, insomma, la Rossana Sacchi, è una scena che si attiene alle indicazioni, insomma, di Serlio, opera che è artefice di un trattato architettonico, che appunto insisteva proprio su quelli che dovevano essere i caratteri delle scene tragiche. E una scena, tra l'altro, questa della strage degli innocenti, improntata anche maggiormente rispetto alle altre, che sono invece caratterizzate da questa grande dolcezza e questa grande così vaghezza di modi, no? Invece ha caratteri decisamente più drammatici e anche più manieristici, insomma tutto quel carattere di manierismo che nella Milano di quegli anni erano comunque assolutamente molto presenti. Ma certamente questa cappella rappresentava, insomma, per Novara anche la fine, un po' il confine, un po' la fine di un periodo, perché la situazione figurativa di Novara città nel secondo Cinquecento sarebbe stata una situazione, come dire, abbastanza pesante. Questo fino ad arrivare ai tempi, insomma, controriformati, ai tempi di Bascapè, quando poi sarebbe iniziata un'epoca assolutamente, completamente nuova. Una situazione questa che peraltro invece non rivela gli stessi aspetti nel territorio di Novara, penso ad esempio al Lago d'Orta, penso insomma ad altre realtà, c'è un maggiore movimento da questo punto di vista, penso anche al Verbano. Invece la città di Novara, forse anche la città aveva patito, insomma, come voi potete sapere, l'abbattimento delle mura del 1552 con la conseguente demolizione anche di chiese, e questo era stato sicuramente un evento molto drammatico, insomma, per Novara. E quindi questa cappella di Lanino veniva un po' a chiudere quasi un'epoca, una fase, e non avrebbe avuto, ecco, una continuità immediata, e se non poi lasciare lo spazio poi tra fine 5 e inizio 6 a tutta quella parte, insomma, straordinaria di cultura figurativa che verrà fuori e che culminerà poi con le grandi presenze, insomma, degli articoli dei pittori seicenteschi, degli artisti seicenteschi, anche il Tabernacolo con la presenza ad esempio del Soardo, e quindi grandi artisti comunque della Milano che sarebbero appunto ritornati qui e avrebbero portato avanti quella stagione stupenda che sarebbe stata una delle migliori stagioni per Novara, quella di tutto il 600 fino all'inizio del 700. Grazie. Thank you.
questo ciclo di affreschi dedicati alla Vergine ed eseguiti da Bernardino Lanino tra il 1546 e il 53. Come è stato ricordato anche poco fa, in questi anni Lanino, dopo la morte di Gaudenzio Ferrari, il 31 gennaio 1546, è chiamato anche in territorio milanese e le diverse committenze fanno sì che il suo lavoro sia distribuito su almeno 8 anni, come documentano anche i pagamenti che vengono effettuati. Incominciamo con una considerazione tanto semplice quanto necessaria. Anche per un osservatore distratto non sfugge la numerazione progressiva che vedete alla base di ciascuno di questi affreschi. Ovviamente questa numerazione progressiva che inizia alla mia destra con la rappresentazione, è stato appena ricordato, della strage degli innocenti, non corrisponde alla cronologia evangelica. Allora proviamo a ristabilire l'ordine. Dovremmo proprio incominciare con il matrimonio tra Maria e Giuseppe, di cui sfortunatamente, come potete vedere, è stato anche ricordato, conserviamo solo un terzo dell'originaria composizione, peraltro, come vedete, a stento riusciamo a riconoscere i protagonisti. Il secondo affresco in sequenza è stato ricordato, è quello dell'Annunciazione che vedete alla mia sinistra di fronte a voi, quindi la visitazione, l'incontro tra Maria e Santa Elisabetta, e poi abbiamo al centro della parete alla mia sinistra la fuga in Egitto, quindi l'ultimo affresco della stessa parete è l'adorazione dei magi, la visita dei magi con i loro doni, per concludere con la strage degli innocenti già ricordata. Ecco, per avere un'idea della dimensione originaria di questi affreschi, è già stato ricordato nell'intervento precedente, dobbiamo proprio guardare alla fuga in Egitto e alla strage degli innocenti. Ecco, questa è la sequenza secondo quello che ci riferiscono i cosiddetti Vangeli dell'infanzia, ma molti particolari, farò cenno di qualcuno, molti particolari sono in realtà tinti dai cosiddetti Vangeli apocrifi, cioè quei Vangeli che non sono stati riconosciuti dalla Chiesa e che nonostante questo hanno alimentato la pietà popolare, ma come potremo vedere tra poco anche l'arte, la storia dell'arte nei secoli. E tra questi Vangeli apocrifi dobbiamo necessariamente ricordare quello universalmente noto del protovangelo di Giacomo, forse meno noto è quello dello pseudo Matteo, chiamato, intitolato anche della Vergine, della Natività. Ma dobbiamo anche tenere a mente che questi Vangeli poi, in modo diverso, sono confluiti in un'opera straordinaria. Chi non ha sentito mai parlare della leggenda aurea di Jacopo da Varagine, Varazze? Bene, questa opera medievale, in questa opera non unica, ma di grande fortuna, è confluito molto del materiale dei Vangeli apocrifi, dunque molto accessibile alle persone, anche di bassa estrazione, ma hanno certamente alimentato l'arte. Allora, facciamo qualche esempio per non dilungarci più del dovuto. Abbiamo detto che rimane poco del sposalizio tra San Giuseppe e la Vergine, ma se fate caso, guardate un po' nell'angolo che sto additando. Non so se riuscite a vedere sopra la testa di
quelle due figure giovanili, dei rami, sono dei rami stilizzati. Ecco, questo fa riferimento a un episodio ben descritto nel Protovangelo di Giacomo, nello Pseudo Matteo, secondo cui il candidato che avrebbe dovuto sposare la Vergine Maria cresciuta nel Tempio di Gerusalemme avrebbe dovuto portare una verga, un bastone, e se questo fosse fiorito, quello sarebbe stato il candidato prescelto. Ora, ci sono alcune varianti, ad esempio si parla di rami fioriti, ma nel Protovangelo di Giacomo in realtà c'è una variante, cioè dalla verga di Giuseppe, nel momento in cui viene scelto come sposo di Maria, si libera una colomba che vola verso il cielo. Insomma, qui tocchiamo con mano quello che è la caratteristica dominante dei Vangeli apocrifi, cioè questi abbellimenti tipici, tra l'altro, della tenera pietà popolare che cerca di arricchire o di colmare i vuoti che troviamo nei Vangeli canonici ufficiali. Questo, per esempio, è un piccolo tratto che ci conferma come l'arte attinge certamente dai Vangeli canonici, ma non meno dalla tradizione di quelli apocrifi, accessibili, come ricordavo, grazie anche all'opera di Jacopo da Veragine. Il secondo affresco, dicevamo, è l'Annunciazione. Il modo di rappresentare la Vergine, vedete, quasi difesa, separata dal tendaggio, assorta in meditazione, e di fronte a lei l'angelo, riproduce sostanzialmente uno stilema tipico di Gaudenzio Ferrari. In fondo il Danino cresce alla scuola di Gaudenzio Ferrari. L'intervento precedente ha messo giustamente in rilievo una delle caratteristiche più degne di nota del Danino, cioè riesce a catturare il moto dell'animo, e lo fa veramente con una leggerezza e una finezza notevoli, e penso che queste spicchino molto bene nell'affresco della Visitazione, non meno in quello successivo dell'incontro tra Maria e Santa Elisabetta. Se vi chiedete chi sono i personaggi a lato, abbiamo sulla sinistra, la mia sinistra, San Gioacchino che porta un vaso, e alla destra San Giuseppe circondato da due donne. Sullo sfondo, dietro degli alberi, abbiamo i monti innevati. Dunque, su questo sfondo naturalistico spicca e si staglia veramente l'incontro tra le due sante, con un atteggiamento, come vedete, della Vergine Maria, molto vicino a quello della Annunciazione. Nell'affresco centrale, che è conservato nella sua interezza, abbiamo la fuga in Egitto. Ecco, qui troviamo diversi particolari che sono attinti dalla tradizione apocrifa. Anzitutto gli angeli. Come vedete, ed è, io penso, uno dei tratti belli e teneri di questa rappresentazione, in questo affresco dell'Annunciazione, è proprio il Gesù bambino che gioca con gli angeli che stanno sopra di lui, oltre che davanti all'asino che trasporta Maria e il bambino. Ecco, questo particolare del bambino Gesù che gioca con gli angeli deriva esattamente dai Vangeli apocrifi, e da questi, in particolare dai già ricordati Protovangelo di Giacomo, Pseudo Matteo, un particolare che qui non vediamo, ma che è certamente presente nella cultura popolare, soprattutto di quel periodo, ed è un miracolo compiuto da Gesù bambino durante il tragitto verso l'Egitto, cioè avrebbe fatto crescere una palma o un pesco per dare rinfrescare,
insomma, no? Dare sostegno a Maria e a Giuseppe, che vedete alla mia sinistra, è proprio l'ultima figura, con un cesto con cui portava evidentemente i rifornimenti necessari a sostenere il lungo viaggio. Contemporaneamente alla fuga in Egitto e ritorno a sottoporre alla vostra attenzione la bellezza e la tenerezza della rappresentazione del Gesù bambino, contemporaneamente dovremmo collocare in realtà questa scena che vedete alla mia destra, quella della strage degli innocenti. È già stato rilevato nell'intervento precedente come qui il lanino, proprio per riprodurre il clima che si sta vivendo, il tragico momento di una strage efferata, cambia proprio totalmente registro. Alla leggiadria, alla bellezza, subentra la convulsione, come vedete, dei movimenti, dei corpi, quasi traspare, è palpabile il pathos, il tragico che si sta consumando sotto gli occhi di noi che vediamo. Vorrei anche qui sottolineare un particolare che mi sembra degno di nota nella fuga che potete vedere, no? Abbiamo sullo sfondo in fuga questi portici e sopra i portici vorrei farvi notare alcune figure che hanno una fisionomia ormai vicina al demoniaco. Provate a guardare quella figura che sta quasi al centro della scena. Non so se siete d'accordo con me, ma vi sono alcuni tratti nel modo in cui è rappresentato che hanno più del demone che dell'essere umano. Lo vedete molto bene lì, ma se fosse possibile avvicinarci, si potrebbe riscontrare lo stesso fenomeno anche ai lati. E questo è certamente un tratto molto caratteristico e notevole, che ci dice come l'uomo, quando evidentemente si presta a efferati atti come quello che qui viene magnificamente e drammaticamente rappresentato, diventa un demone. C'è proprio quasi una metamorfosi, no? Degli uomini in demoni. Ecco dunque la sequenza di questi affreschi che, ricordo, vengono eseguiti tra il 1546 e il 1553, mentre Danino è anche impegnato su altri fronti che sono stati ricordati in danese e anche a Salotto. Devo dire che per quanto, e concludo, per quanto ritroviamo molto di Gaudenzio Ferrari, non è meno notevole l'originalità del Danino. Direi che tra tutti i discepoli di Gaudenzio Ferrari, il Danino è quello che ha dimostrato fin dagli inizi, fin dagli esordi della sua attività di pittore, un tratto originale molto specifico. Come ho ricordato prima, è soprattutto la capacità di, come dire, rendere trasparente il moto dell'animo dei personaggi. Questo senso, diceva la professoressa, di vaghezza, di leggerezza, ma anche di finezza dei tratti. Ecco, questo scomparirà con gli anni, in modo particolare, ne parlavo poco prima di questa serata. Negli ultimi anni, mi sto riferendo al 1578 circa, perché Danino muore nell'82, dove ormai il Danino si consegna un po' al manierismo e soprattutto accoglie in pieno quelli che erano i canoni della Controriforma. Non dimentichiamo che a metà del Cinquecento si celebra il Concilio di Trento e dunque tutta l'azione controriformistica che trova anche nell'arte uno dei suoi linguaggi fondamentali. Per esempio, nel cosiddetto Stendardo di Biella, una magnifica pala che rappresenta l'Assunta, e alla base si succedono diversi personaggi,
personaggi santi, tra cui San Paolo. San Paolo che reca nella mano un cartiglio con la famosa scritta tratta dalla lettera ai Romani, giustificata sumus ex fide. Siamo giustificati per fede. Voi sapete bene che questo tema diventa proprio tema di dibattito tra la Chiesa cattolica e i riformati. Grazie della vostra attenzione. Ringrazio anche Licia Stava, soprano della Cappella Sacramentale dell'Uomo, che ci ha vietato. Chiudiamo con questo pezzo qui di Vivaldi, tanto particolare di Vivaldi e Domine Deus, e vi do appuntamento all'ultimo appuntamento, venerdì prossimo, nel Museo Lapidario, quando il nostro vescovo, Monsignor Brambilla, ci parlerà della lettura teologica di Stato e della Passione, che appunto sono conservati in museo. Grazie. Grazie. Grazie.